Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, ieri il dottor Mariano Amici mi ha inviato il video del suo intervento alla sala conferenze della Camera dei Deputati. L'ho guardato con attenzione più volte e mi sono concentrato su due aspetti di notevole importanza, che sarebbe bene condividere con le persone a cui vogliamo bene. Il primo, la vera causa della malattia attribuita al virus. E qui mi sono venuti in mente i cosiddetti consigli della nonna. Ricordate? Copriti bene prima di uscire, che fuori fa freddo. Attento agli sbalzi di temperatura, che t'ammali. Secondo, lo scudo penale per i sanitari. E farò alcune considerazioni. Sentiamo ora il dottor Amici. Io per esperienza posso dire con la massima certezza che tutti i pazienti che nell'arco dei 40 anni di mia esperienza professionale si sono ammalati di malattie contagiose e diffusive, ai quali io ho chiesto cosa allora ti è successo ieri, ho preso freddo. Quindi quel paziente ha subito una variazione brusca di temperatura. Noi conviviamo tutti i giorni da quando è nato e è venuto sulla Terra il genere umano con virus, batteri e lievidi che l'organismo spessissimo utilizza per funzioni vitali. Utilizza per funzioni vitali. Questi organismi, microrganismi, virus, batteri, lievidi, ti ammalano soltanto di fronte a circostanze predisponenti. La circostanza più predisponente, più frequente è la variazione brusca di temperatura. La variazione brusca di temperatura, chiaramente più frequente in inverno, quando si esce da un ambiente caldo a uno freddo d'inverno è più frequente, senza coprirsi, senza riscaldare l'aria che respiri, quel meccanismo scatena una serie di situazioni che ti fanno entrare in massa quei virus con i quali convivi tutti i giorni che hai nella bocca e nel naso e che in quel caso con quei meccanismi che si vanno a scatenare entrano in massa e ti ammalano. Non ci può essere altra spiegazione, perché un'eventuale altra spiegazione significa che semplicemente la variazione brusca di temperatura ti fa ammalare senza virus, ma questo sappiamo che non è, perché i virus ci sono e ti ammalano. La variazione brusca di temperatura che interviene anche in estate, perché se in estate state in mezzo alla strada al caldo, sudati, e poi entrate al supermercato e vi mettete sotto al condizionatore, un'ora dopo vi viene il mal di gola e vi viene la febbre. Io invito tutti voi a osservare questo fenomeno. Quindi quello è il fattore predisponente di calalunga più frequente, la variazione brusca di temperatura. Se poi questa variazione brusca di temperatura incide su un substrato, quindi su un soggetto, magari anche immunodepresso, basta molto meno a che quel individuo che prima conviveva con i suoi microrganismi anche patogeni, nel momento in cui si abbassano le difese immunitarie, quell'individuo si ammala. E quindi questo è l'altro meccanismo, ma che già è meno frequente del primo, quello della variazione brusca di temperatura. Questa è la realtà e di questo il governo dovrebbe parlare. Il governo dovrebbe intraprendere azioni per spiegare ai cittadini come mantenersi in salute. Passiamo al cosiddetto scudo penale. Il governo il 1 aprile 2021 ha emanato il DL 44-2021, che contiene al suo interno, fra le altre cose, una norma che garantisce l'impunità del personale sanitario che somministra un vaccino, in relazione agli articoli 589 e 590 Codice Penale, rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali colpose, quando l'uso di quest'ultimo è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio delle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione. Come sappiamo, il rispetto di linee guida e buone pratiche esonera il sanitario da responsabilità penale, ma nulla vieta di proseguire per un risarcimento danni in sede civile. Non solo,
Scudo penale non vuol dire scudo procedimentale, perché questa norma non può privare il cittadino del diritto sacrosanto di chiedere una tutela giurisdizionale e, di riflesso, non può far venir meno l'obbligatorietà da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale in tutti quei casi in cui allo stesso giunga una qualsiasi notizia di reato. Il personale medico non sarebbe quindi esonerato dalla regolare iscrizione nel registro degli indagati, ex articolo 335 del Codice di Procedura Penale. Vi sono poi i trattati internazionali, il Codice di Norimberga. Vale la pena correre questi rischi? Io credo sia assurdo pretendere dal paziente la firma del consenso informato, perché se io te lo obbligo significa che deve essere un toccasana, e allora se è un toccasana sei tu stato che mi devi firmare la dichiarazione che ti assumi la responsabilità di quello che mi vai a praticare e non io che ti sgravo dalle responsabilità. Trovo ancora più assurdo che addirittura nella legge abbiano inserito lo scudo penale. Ma quale scudo penale? Qui ci dobbiamo assumere la responsabilità di quello che facciamo. Se quello è un toccasana, perché me lo fa obbligatorio, non c'è bisogno dello scudo penale. Questi però, a mio parere, sono fatti illegittimi, questi a mio parere sono crimini che vanno perseguiti. E io non mi fermerò, io cercherò di andare avanti, dimostrare come stanno realmente i fatti e mi auguro che nel momento in cui riuscirò a dimostrarlo le procure vorranno indagare per vedere se effettivamente siamo di fronte a crimini oppure siamo di fronte, come loro dicono, alla tutela della salute. Ma io, da come vengono praticati e come vengono intraprese certe norme, vedo soltanto che qui non ci si sta occupando realmente del mantenere in salute la popolazione, ma si sta facendo il contrario. Questa è la realtà. Il sottoscritto ha presentato ricorso alla Commissione europea perché l'immissione in commercio di questi prodotti non risponde assolutamente alle caratteristiche che i prodotti debbono avere per essere immessi in commercio. Mi auguro che la Commissione europea voglia prendere in considerazione la cosa e prendere delle decisioni serie rispetto a questo problema. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo. Senza il vostro aiuto, di cui vi siamo profondamente grati, non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, potete iscrivervi al canale, mettere un like, attivare la campanella e condividere i video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Robin.